Librando, libri in volo con Dante Cerati. Un cordiale saluto agli ascoltatori da Dante Cerati e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica dedicata ai libri. Il cinema, lo sappiamo, è in grado di rendere nitide immagini, fantasie e pensieri, ma è anche capace di intrattenere, di far riflettere e di insegnare. La realizzazione di un film, come Tony Palermo ben sapeva, poteva rivelarsi però la scelta vincente per raccontare la vita con tutte le sue bellezze ed orrori. Il produttore cinematografico e televisivo Pietro Valsecchi, nel suo nuovo libro per Mondadori, Prima Famiglia, fa assaporare al lettore ogni sua sfaccettatura, la realtà di un nucleo familiare siciliano emigrato in America. Il suo libro, ricco di immagini, viaggia su una pellicola cinematografica hollywoodiana ed è costellato dai contrasti, dalle sofferenze, dalle sconfitte e dai riscatti che caratterizzano la storia dei Palermo, la prima famiglia mafiosa di New York. Nostro ospite è l'autore del libro, Pietro Valsecchi, che ringrazio e a cui do il benvenuto. Buongiorno. Pietro, il tuo libro ripercorre pagina per pagina la storia dei Palermo, la prima famiglia mafiosa di New York. Come mai hai scelto di parlare di mafia e malavita e di ambientare la tua storia in un'America di altri tempi? Diciamo, questo è un primo romanzo che ho scritto e volevo fare un romanzo su un grande sogno di questa famiglia. Quindi ogni personaggio ha un suo sogno, parliamo della famiglia Palermo e in questa famiglia ci sono tanti riferimenti anche a Verga, a Nina, a Carinina, a Scorsese, a Coppola, a Leone, a tutto quel cinema e quella letteratura che mi ha fatto immaginare, che mi ha fatto sognare da ragazzo. E alla fine questa doveva essere la storia per fare una serie in America, ma Filecide, un grandissimo sceneggiatore americano, questa storia è talmente avvincente che potresti farne anche un romanzo. E da lì è nata poi l'idea di costruire questa storia. Io non sono palermitano, non sono siciliano, io sono di origine bergamasca e quindi però non ho trovato nessuno salvatore, diciamo, del nord, nord-ovest e nord-est, e quindi ho dovuto ambientare la nostra storia in Sicilia. Ho fatto questo viaggio di questa grande famiglia siciliana che parte per il riscatto, per riscattarsi, per avere un sogno, per avere una vita migliore. Io narro sempre storie, non sono uno scrittore, sono un narratore, ho scritto tante storie per la televisione e questa è la prima storia che ho scritto per Mondadori. La storia della famiglia Palermo è narrata da Tony, che è fratello minore di Sal e Frank, e ne crea una pellicola cinematografica per Hollywood. Che ruolo acquisisce secondo te il cinema nel raccontare una storia e qual è il mezzo di comunicazione che personalmente tu preferisci? Allora, Tony incontra Jack Warner, perché Warner è stato uno dei primi produttori americani a raccontare la mafia, i gangster. È un personaggio che sicuramente rappresenta un po' anche me, così come Tony. Tony racconta un po' della mia vita. Io da bambino a 10 anni andavo a questo cinema, Cinema di Crema, e un giorno, per bloccare il pubblico che fremeva per entrare, il proprietario del cinema, che era un ragazzino piccolo, ha detto: dammi una mano a tenere la gente, e da lì mi ha fatto entrare in questo cinema. E piano piano, ogni domenica, volevo cercare di entrare gratuitamente nel cinema. E quel film era un film di Leon Viola, era un macista di Leon Viola. E la cosa buffa è che poi, 15 anni dopo, avevo 23 anni, 24 anni, arrivo a Roma e la persona che incontro è Sofia Scandura, che è la moglie di questo regista. E quindi, tornando a me, quindi la storia di questo bambino che sogna il cinema come evasione, come sogno, come speranza di vita. E quindi è un po' la storia di questo ragazzino che sono io, che si progetta la vita, che vuole fare il regista, io faccio il produttore, e quindi come me andava dentro nella saletta della proiezione e si ritagliava i pezzi di stativo, se li portava a casa, se li guardava. E da qui ho nato questa idea di fare non un libro sulla mafia, ma un libro sulla famiglia. Tony è quello proprio che ha il grande sogno, il grande salto, il cinema, l'immaginario collettivo di tutti noi. Quindi il libro è su due piani: da una parte c'è la storia della famiglia Palermo raccontata, e dall'altra c'è la storia filmata di Tony, della sua famiglia, quello che la società e la vita nasconde, il cinema mostra. E questo è un po' l'impianto di questo mio romanzo, che è fatto di dettagli, di personaggi, di colpi di scena e di tutto ciò che ho imparato in questi 30 anni di cinema. Pietro, come ti è nata l'idea di scrivere un libro di questo tipo? Sono molto documentato sulla storia della grande immigrazione italiana. Io sono di una famiglia contadina bergamasca, mio nonno era un po' come il protagonista dell'Albero degli Zoccoli, e quindi ogni tanto riguardo quel film per capire da dove vengo. È importante non perdere le proprie origini. E quindi mio nonno, che perde tutti i soldi un giorno comprando un pezzo di terreno, ma incoltivabile perché è ghiaioso, pieno di ghiaia, allora decide di abbandonare la terra bergamasca e se ne va in Francia, e anche lì per cercare fortuna. Poi ritorna in Italia e vuole andare in America, perché tutti hanno il grande mito americano.
e solo che scoppia la guerra del 15-18 e non partirà più. E quando sono stato in America con la mia famiglia, con i miei figli, e sono rimasto un po' a New York, ho fatto visitare i miei figli a Rhode Island, e ho scoperto che c'erano molti valsecchi. Allora da lì mi sono immaginato la mia storia se fossi nato in America, e da lì nasce tutta questa idea di raccontare questo romanzo, e ho messo 7 anni piano piano per racchiuderlo e per dargli forma e proporlo al pubblico in questo mese, che tra l'altro ha venduto 5.000 copie in un mese, quindi ho tante testimonianze, il libro piace molto. Io lo consiglio a tutti quelli che non leggono, perché è un libro che ti appassiona, che ti emoziona. Noi abbiamo, in tutti questi anni abbiamo raccontato tante storie, da Borsellino al Capo di Capi, alla Uno Bianca, a Carola, al Papa, col Zalone. Io ho prodotto tutti i film di Zalone, adesso c'è un momento importante di Zalone. Ma lo consiglio a tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare anche alla letteratura, perché è un libro che entra nella tua pelle, nella tua anima, nel tuo corpo. E quindi, insomma, sono almeno convinto di questo, perché quando li leggevo tutti i pezzi volevo sempre stare attento al lettore, a ciò che mi piace quando leggo. E quindi da lì è nata proprio l'idea di poi di farlo fluire. Non volevo neanche firmarlo il libro. E poi c'è la Mondadori, ho detto assolutamente lo devi firmare tu, perché sono tante cose, il cinema, la televisione, anche un libro. Però insomma, come vedi, la vita ti riserva sempre tantissime sorprese. I personaggi di Prima Famiglia vivono a New York, nel quartiere italiano. C'è un leitmotiv che ti guida nel corso della narrazione? Ma insomma, li guida la vita e le esperienze. La cosa straordinaria di questo libro è che ogni personaggio ha una sua cifra. Carmela, ad esempio, farà sua la metafora: la famiglia è come una mano, ciascun dito ha un suo ruolo, e quindi nei momenti duri le dita si devono chiudere, un pugno, no, per affrontare meglio l'avversità. La madre è veramente un personaggio magnifico, perché racchiude in sé proprio tutta la famiglia, no? Il padre Luigi, che ha scelto di abbandonare la propria terra spinto da un sogno, no? Il sogno del benessere, il miglioramento, le condizioni sociali della famiglia. La moglie, no, che anche segue quindi il sogno del marito. E poi c'è Sel, c'è Frank, Tony, no? Ogni personaggio prenderanno il loro destino per le corna e riescono poi a realizzare ciascuno il proprio desiderio. Frank diventerà procuratore, Sam diventerà potentissimo capomafia, Tony diventerà regista, e invece Annina, purtroppo, come la Lia dei Malavoglia, si vuol dire, una ragazza fragile, innamorata dell'idea dell'amore, probabilmente chissà cosa accadrà nel suo destino. Insomma, ogni personaggio ha una sua storia, perché la storia è narrata in questa famiglia, dove la madre dice: in questa famiglia non ci sono né sbirri né mafiosi, ci sono solo fratelli. Questa scena molto forte che accadrà a metà libro, vi farà capire il perché di questa unione, di questa storia. Poi i grandi duellanti, no? Frank, mi sono ispirato alla storia di Frank Capra, questo nostro grande regista che parte con 11 fratelli della Sicilia, arriva in America, e lui vuole essere americano, ma essere americano vuole imparare esattamente tutte le leggi americane, vuole studiare per essere un grande americano, per difendersi. Poi e Sam invece scende un'altra strada: mi difenderò a nome mio. Quindi questa America che è sempre stata ostile nei miei confronti, che ha sempre combattuto, che ci ha sempre ghettizzato, prenderò la mia rivincita, e naturalmente entra in un'altra strada, e saranno i grandi conflitti a due fratelli. Il libro è molto complesso, molto complicato, ma è molto semplice nella lettura. E poi io ho messo nel libro anche una mia email, che accetto naturalmente critiche e suggerimenti da tutti. I veri protagonisti del libro sono Sal e Frank Palermo, il primo schierato dalla parte della legge e l'altro invece dell'illegalità. Cosa caratterizza questi due giovani e come viene interpretato da entrambi il sogno americano? Sono le due facce della stessa medaglia. È un problema di esempi. Frank avrà come esempio Fiorello La Guardia, per dire, il grandissimo italiano che è stato a volte sindaco, con grande statura etica e morale, da una parte. Dall'altra invece Sal, che ha affascinato il bisogno mondo, ma essendo anche molto anarchico, per questi $4 falsi lui entrerà dentro con la sua etica, la sua morale, con il suo modo di vivere, con la sua capacità, con la sua poi fratellanza in questa famiglia. Ma però c'è la strada, la strada più difficile, più complessa. Grandissimo personaggio, straordinario, il cattivo, che poi in dentro sé non è cattivo, perché non è il solito mafioso, perché sa ridere, sa ballare, sa cantare, sa suonare, sa partecipare alla vita di tutti, è solidale. Però questo sgarro che gli hanno fatto, e poi naturalmente quello che accadrà alla famiglia, quello che accadrà al padre, gli farà prendere una strada difficile, tortuosa, complicata, ma che lo renderà leader in quel settore, in quella storia, in quel percorso che ha voluto. C'è tanta roba lì dentro, c'è tanta roba, sono già sul secondo romanzo e anche sul terzo, perché la storia continua nel tempo, e chissà che il pubblico mi dia veramente ragione. Pietro, i sentimenti e le caratteristiche individuali portano tutti i tuoi personaggi a reagire in modo diverso alle situazioni, ma c'è uno di questi personaggi che ti è rimasto particolarmente nel cuore?
Beh, insomma, Tony è il personaggio che è più vicino a me. Quella è un po' una mia storia, una metafora della mia vita. Quindi Tony mi appartiene per sensibilità, per il suo percorso, per la sua amicizia che ha con questo Robert, che non è naturalmente la mia nei confronti di un altro ragazzo, ma la sua voglia di esistere, la sua voglia di evadere, il suo grande sogno, la sua ricerca, la sua grande forza, e alla fine ce la farà. Io sono nato a Crema, ho cercato da bambino, ho capito subito che il cinema era la mia passione, sarebbe stato il mio mondo, e piano piano ho cercato di raggiungere Roma. Roma era una specie di città proprio di fantasia, l'idea di arrivare a Roma, di incontrare i registi, di incontrare gli attori, di essere attore all'inizio. E poi per fortuna la strada mi ha portato a fare quello che ho fatto, perché la mia testa era quella di organizzare le storie, mettere insieme le storie e raccontare sempre storie di personaggi coraggiosi, che ho sempre raccontato, da Ambrosoli a Borsellino, al Papa, a tantissimi esempi, perché in questo paese noi dobbiamo raccontare persone che sono degli esempi importanti per i nostri giovani, perché capire da che mondo vengono e poi dove vanno. E quindi Tony è questo personaggio che racconterà la storia che più conosce, la storia della sua famiglia, che è una storia straordinaria, perché è una storia di vita, è una storia di passioni, di riscatti, di tensioni, di personaggi uno contro l'altro, ma sempre uniti dalla voglia del sangue, il sangue che unirà per sempre questa famiglia siciliana, che è poi la famiglia italiana. Un'ultima domanda, Pietro. Il cinema è in grado di intrattenere, di far riflettere e di insegnare. Il tuo romanzo è a metà via fra il mondo cinematografico e quello letterario. Che cosa speri di aver suscitato nei tuoi lettori? Ho avuto una grandissima accoglienza con questo libro. Ho avuto delle critiche meravigliose che mi hanno inorgoglito. Per cui credo che è una scommessa vinta. E quindi anche per il lettore, che non ha buttato questi soldi per leggermi. Penso che poi alla fine diventerà una serie. E con questa ultima risposta termina l'intervista a Pietro Valsecchi, che ringrazio naturalmente per essere stato nostro ospite oggi, ricordando agli ascoltatori il suo romanzo per Mondadori, Prima Famiglia. Grazie, a presto. Grazie a voi, grazie, buona giornata.